La trasmissione di oggi, volevo innanzitutto fare due. Che dici, Francesco? Parliamo subito di quello che ci hanno richiesto, dei miracoli e quello o No, parliamo io penso dopo? che comunque a proseguire quel solito scaletta e poi E dopo con le poi, telefonate lo inseriamo. sì, praticamente abbiamo ricevuto la telefonata di una radioascoltatrice che ci chiedeva di parlargli cosa ne pensiamo dei miracoli Sì, beh, in ricordiamo che possono generale. telefonare dopo, telefonando alla 049 700 700 e cominceremo a mandare telefonate verso le 15:30 come solito. Molto bene. Niente, allora io volevo cominciare oggi dal libro dell'Anticristo. Ricordiamo che blocchiamo sempre le telefonate e chiunque tenti di telefonare noi non rispondiamo al telefono per la prima mezz'ora, quel tempo minimo che ci siamo dati per dire un po' tutte le nostre cose. Dal libro dell'Anticristo volevo parlare, dal pezzo sulla fondazione della libertà, volevo parlare che, un aspetto, che cos'è la conoscenza? Cioè, abbiamo sempre parlato di conoscenza, di consapevolezza, però poche volte siamo andati a precisare cosa sia la conoscenza e cosa sia la consapevolezza. Allora, che cos'è la conoscenza per noi? Cioè, quando è che noi diciamo questa è conoscenza? Allora, per il paganesimo e la stregoneria, la conoscenza è il momento in cui il fenomeno, cioè quello che noi percepiamo, cessa di essere l'oggetto per il soggetto e questo conosce l'oggetto in sé al di là della specificità dei suoi fenomeni. Cioè cessiamo di chiamare una cosa rosso o forma allungata o per nome o per sostanza, ma consideriamo l'oggetto in se stesso. Dal momento che non possiamo stabilire oggettivamente quando il soggetto riesce a superare la descrizione dell'oggetto attraverso i suoi fenomeni, e a conoscere l'oggetto in sé, chiameremo conoscenza quel processo attraverso il quale il soggetto tende a superare la percezione dei fenomeni per giungere alla percezione dell'oggetto in sé. Questo è ciò che noi chiamiamo conoscenza. Dunque, la conoscenza è un percorso, è un divenire continuo. Non c'è oggi la conoscenza, ieri non c'era e domani ci sarà. È sempre conoscenza, è un percorso in divenire. E proprio in divenire parleremo di cos'è la dialettica e il divenire, sempre dal libro dell'Anticristo. Tutto l'esistente è divenuto e divenire, tutto l'esistente è relazione dialettica fra tutte le sue parti, tutto l'esistente è il riversarsi di una parte nelle altre e delle altre nell'una. Il divenire è il processo dell'energia vitale, la quale, dal fluttuare inconscia nell'universo si trasforma in coscienza di sé attraverso e all'interno di un numero infinito di condizioni. La staticità è la cessazione delle trasformazioni, rendendo inutili e vani gli sforzi e le trasformazioni precedenti. Non solo distrugge la coscienza di sé faticosamente costruita attraverso le trasformazioni, ma tende a bloccare il fluttuare dell'energia vitale nell'universo, impedendo così a questa di dare il via a nuovi processi di trasformazione attraverso i quali costruire nuove coscienze di sé. Questa è cosa intendiamo noi per dialettica e divenire. Nel libro dell'Anticristo sono stati individuati due percorsi attraverso i quali costruire il divenire umano. Erano i sognatori e i guardiani. I sognatori sono coloro che sviluppano il proprio corpo luminoso coltivando la relazione fra sé e il circostante attraverso delle relazioni intime, personali, che raggiungono il massimo dell'intimità e soggettività nelle pratiche del sognare. I guardiani sono coloro che sviluppano il proprio corpo luminoso, operando nelle relazioni all'interno della propria specie attraverso la pratica del chiedersi il perché delle cose. Entrambi i percorsi sono percorsi individuali, usati da apprendisti stregoni. Esistono percorsi che integrano i due aspetti principali e che per la loro soggettività presentano non pochi pericoli. Ad esempio, i sognatori, se non si liberano dall'assoggettamento imposto dalle religioni rivelate nel sognare, incontreranno le fobie e le paure che le religioni rivelate hanno loro imposto nel corso della loro crescita. Questo renderà la pratica del sognare assolutamente inutile. Per quanto riguarda i guardiani, il chiedersi il perché delle cose e forzare se stessi per superare l'illusione dei perché imposti dona una grande sensazione di potenza che finisce per trasformare il guardiano in un piccolo tiranno sociale.
Costui spesso dimentica il percorso del suo divenuto per ergersi ad immagine e somiglianza di un qualche Dio creatore. La misura del divenire del guardiano, del sognatore, è data dalla relazione fra l'essere umano e il suo fare in ogni istante della giornata. In altre parole, è il modo quotidiano di vivere che determina la qualità di essere guardiano o sognatore, non solo la determinazione soggettiva o le pratiche o i riti soggettivi. Infatti, aveva torto la gorda o Josefina in Castaneda quando affermava che una suora per la sua disciplina sarebbe stata un'ottima sognatrice e una grande guerriera. Ciò che impedisce ad una suora o un prete di essere un sognatore o un guerriero del divenire umano è l'assoggettamento al Dio creatore che finisce per distruggere la sua capacità di trasformarsi. Sono le fobie che un essere umano ha costruito dentro sé per costringersi alla sottomissione alla verità assoluta del suo Dio, sottomissione che si nutre e si alimenta attraverso l'attività a sottomettere altri esseri della propria specie. Per cui nessuno può far pratica del sognare o pratica di chiamare le cose col loro nome se prima non si libera della sottomissione. È importante dunque chiamare le cose col loro nome, è importante dunque essere sempre uguali a se stessi. Queste peculiarità equivalgono alla stregoneria come una maschera che protegge dai vapori di piombo, rappresenta per le fusioni dell'alchimista. Per un alchimista che porta a termine una grande opera, sviluppando il proprio corpo luminoso, migliaia vengono distrutti dai vapori di piombo, mercurio, veleni ed acidi. Così, per un apprendista stregone che riesce a diventare stregone sviluppando il proprio corpo luminoso, a migliaia si perdono negli incubi dei sogni e a migliaia si trasformano in inviati di un qualche Dio davanti al quale mettere in ginocchio esseri umani. La chiave che risolve questa contraddizione sta nel paganesimo, come religione. Il paganesimo mediterraneo, ripulito dalle incrostazioni messianiche, è l'unica forma di relazione fra l'essere umano e il circostante, in grado di preservare il sognatore e il guardiano dalla distruzione del proprio cammino. Il paganesimo, negando valore ad ogni verità rivelata, sposta la centralità religiosa dall'assoluto cui tendere al relativo dell'individuo in trasformazione. Il dogma nel paganesimo non è la verità a cui tendere, ma è la direzione da intraprendere per costruire la propria verità, sviluppandola a mano che si sviluppa la libertà soggettiva. Questo è importante il paganesimo, per questo da un percorso di apprendista stregone sono diventato un pagano. Vero Beh, Francesco? non c'è contraddizione nei termini fra essere pagani e essere stregoni, nel senso che poi il politeismo e il paganesimo è tutto, di conseguenza non esiste qualcosa di schematico, di rigido, da cui non si possa passare. Esistono delle trasformazioni, esistono delle necessità, esistono degli ambienti e logicamente esistono anche delle sensibilità. Esistono anche dei riconoscimenti in essere. Pensa per esempio al mio percorso, Francesco, se avessi mai considerato qualcuno che si chiamasse Dio, io avrei sputato un occhio Sì, beh, logicamente tranquillamente, ci sono insomma. delle cose che appartengono alla spazzatura dello Capito? spirito e non possono essere prese in È considerazione. soltanto la trasformazione della concettualità, il fatto di scoprire il divino e le relazioni fra il divino dentro di sé e nell'esterno e le relazioni dialettiche che portano invece a considerare il paganesimo. Sì, ma difatti il paganesimo non pone mai delle limitazioni, cioè nel senso che tutti i percorsi possono essere percorsi, tutte le strade possono essere fatte, e questo non implica il fatto di uno che esca dal paganesimo. Soltanto la sottomissione, la schiavitù spirituale o fisica o la violenza imposta o non necessaria viene considerata in negativo dal paganesimo. Ok, e adesso cominciamo alcune immagini invece proprio tratte dal Sentiero d'Oro, dal paganesimo romano. Ricordo sempre che io ho lavorato molto sul paganesimo romano, che però queste immagini possono essere trasferite a qualsiasi paganesimo mediterraneo. Possono essere trasferite prima che il comando sociale usi queste immagini per i propri scopi, i propri fini. Quando il comando sociale si appropria delle immagini per i suoi scopi, i suoi fini, le trasforma le immagini, però noi vogliamo invece riprendere le immagini per quello che sono. Sì, tenendo conto che una cosa che per esempio per i cristiani le parole sono tutto, per i pagani sono sempre relative al popolo e all'ambiente in cui vivono, perciò gli antichi pagani non avevano problemi quando gli altri popoli chiamavano le divinità con un altro nome, lo trovano più che naturale, come noi chiamiamo cavallo in italiano, in un'altra lingua si chiama in un'altra maniera, e per noi è naturalissimo accettare anche gli altri termini. Purtroppo i cristiani hanno soltanto il nome da cui difende perché dietro c'è il nulla e di conseguenza su quelle cose non possono transigere. Bene,
vado, Francesco. Sì, sì, vai pure. Dal Sentiero d'Oro. Vi parlerò di Force e Fortuna, che sono due divinità antichissime romane e che sono state fra le ultime a morire, tant'è che di Fortuna ne parla la filosofia scolastica, Boezio, nella sua Consolazione alla Filosofia. Il caos è quanto non viene descritto dal pensato della ragione, quanto la ragione non può descrivere in quanto limitata nelle sue elencazioni. Da qui l'affermazione di Popper sull'inutilità della storia per prevedere eventi futuri. Più è limitato il sapere e la conoscenza della ragione, più Force è grande, terribile, pauroso. Le cose accadono per volere di Force, le cose accadono per caso. Dunque è necessaria fortuna, onde volgere a proprio beneficio il loro accadere. La grandezza di Force è direttamente proporzionale all'incapacità della ragione del singolo essere di padroneggiare il mondo in cui vive. Tanto minore è il padroneggiare il mondo in cui vive, e tanto minore è il determinare attraverso la ragione il futuro mentre viene incontro. Force è dunque la cecità degli esseri umani. L'augurarsi fortuna è il supplicare, a proprio favore, una casualità che non si è in grado di controllare. Force è la benda davanti agli occhi degli esseri umani. L'essere umano spera che fortuna l'assista. Force è dunque, sotto alcuni aspetti, il volere dell'essere umano al di fuori del pensato della ragione, quello che per i cristiani diverrà il volere divino. Nello stesso tempo Force sfugge a questo, in quanto davanti agli esseri umani si presenta come lo sconosciuto. Come tale è possibile svelarlo. Force è il caos mentre assedia la descrizione del pensato della ragione, ma non è l'inconoscibile della ragione. Quando il pensato della ragione si espande, acquista e fa propri elementi di Force. L'essere umano agisce sperando nel favore del caso, ma il caso è un esistente e come tale non gli importa nulla di favorire questo o quell'essere umano. Sta all'essere umano sviluppare il proprio potere di essere al fine di trovarsi nella situazione più favorevole incontrando questo o quell'elemento sconosciuto. Il potere di essere, sviluppandosi, porta l'essere umano a predisporsi nella situazione più favorevole onde affrontare il quotidiano della ragione, non certo a supplicare fortuna. Possedere fortuna o costruire relazioni a sé favorevoli, il cristiano sostituisce fortuna con la supplica dell'intervento divino. Lo psichista e il pagano, l'apprendista stregone e più in generale l'essere umano vivono traendo da sé la strategia e la forza attraverso la quale affrontare il circostante. Fortuna viene scambiata dal cristiano come frutto dell'intervento divino. L'apprendista stregone, vivendo strategicamente, conscio di ogni azione intrapresa e di ogni giudizio che devono sempre corrispondere alla propria strategia, ai propri bisogni, ai propri fini, davanti all'imponderabile dell'esistente, si trova sempre nelle migliori condizioni per volgere a favore gli eventi non previsti. Dunque, l'apprendista stregone è sempre fortunato, in quanto la sua strategia consiste nell'affrontare il quotidiano e non nell'appropriarsi del quotidiano o di una qualche sua parte. Comportamento, quest'ultimo, proprio del fare del cristiano. Force è lo sconosciuto circostante. Levare la benda davanti agli occhi ci permette di trasformare lo sconosciuto Force in elencazione, come fenomeno recepito e classificato della ragione. Force è anche l'inconoscibile. L'inconoscibile non è un dato assoluto. A mano che l'essere umano procede attraverso le fasi per diventare universo, sempre più inconoscibile diventerà sconosciuto e, sempre più sconosciuto, diventerà comprensibile. Force è il caos, ma solo i ciechi vedono il caos e lo chiamano Force. La sua energia si irradia in tutte le direzioni. Il suo canto è il canto di sapere e conoscenza, perché solo attraverso lo sviluppo del sapere e della conoscenza, atta a svelare quanto Force cela alla ragione, è possibile sviluppare il proprio potere di essere. Come ci si relaziona con Force? Sfidando lo sconosciuto, spingendo la conoscenza e la consapevolezza ai limiti dell'inconoscibile. Come ci si sottrae a Force? Rifuggendo dal sapere della conoscenza, imitando i cristiani che dopo aver distrutto la biblioteca di Alessandria d'Egitto accusarono per secoli i musulmani di tale scempio. Force incoraggia gli assalti a se stesso, quindi quando egli sarà svuotato dall'inconoscibile sarà uno con l'universo. Assalite Force e Force diverrà grande. Mettetevi in ginocchio, siate terrorizzate dallo sconosciuto, rinunciate a svelare i misteri del quotidiano della ragione,
rinunciate a chiedervi il perché delle cose e forse sarà sempre più pesante, generando il concetto di caos atto a bloccare l'azione della specie umana. Forse spera e sollecita assalti forti e decisi da parte di individui il cui scopo è lo sviluppo del proprio potere di essere. E questa è l'immagine di Force e di Fortuna. E adesso viaggiamo invece l'immagine di Saturno. Saturno è una delle più grandi divinità del mondo romano, forse la più grande in assoluto. Sì, forse è la prima, è quella dell'età dell'oro. È la prima, è quella che fonda il divenire, diciamo. Quando un essere umano può essere considerato un dio, qui tutti gli ascoltatori acquiscono le orecchie. Aprono bene le orecchie. Aprono bene le orecchie. Quando un essere umano può essere considerato un dio? Quando, forzando i confini del proprio esistere, fagocita sapere e conoscenza e con esse conduce l'oggettività in cui vive a trasformarsi, migliorandone la soddisfazione dei bisogni. I sognatori, attraverso gli infiniti mondi della percezione, i guardiani, affrontando le contraddizioni dell'esistente, costruiscono il loro corpo luminoso nell'oggettività che li ha generati e nella quale vivono. Mentre il missionario cristiano saccheggia l'oggettività per appagare il proprio bisogno di miseria e di arrogante superiorità, il guardiano costruisce se stesso in relazione all'oggettività in cui vive. Costruendo se stesso, costui trascina o contribuisce a trascinare il sistema sociale in cui vive, migliorandone le condizioni d'esistenza. A volte il guardiano fallisce, ma si forgia provandoci. Altre volte i risultati non sono appariscenti. A volte sembra che le cose vadano nel verso opposto a quello desiderato dal guardiano. Qualche volta il suo intervento è tanto importante da cambiare la rotta del divenire del sistema sociale stesso. Saturno è il guardiano. Saturno è l'essere umano che vive sviluppando il proprio potere di essere in relazione col sistema sociale in cui è nato. Saturno è l'essere che non si accontenta dei risultati fin qui raggiunti dal sistema sociale, ma lo forza per migliorarlo. Saturno non dice «è tutto sbagliato». Saturno dice «va tutto bene, ritocchiamo e miglioriamo questo o quell'aspetto». I miglioramenti di Saturno avvengono mediante l'uso delle mani, mediante il lavoro, non mediante l'imperio del comando o dell'ordine, attività propria del comando sociale dedito all'esercizio della propria sopravvivenza mediante lo sviluppo del proprio potere di avere. Saturno opera, non comanda di operare. Per il fatto di agire un passo più avanti dello sviluppo del sistema sociale in cui vive, egli diventa il trascinatore, il re, fra virgolette, il dio, fra virgolette, concetti assolutamente estranei al dio padrone dei cristiani. Il potere di essere pervade il regno di Saturno. È il potere di essere l'essenza dell'età dell'oro, di saturnale memoria. Quando il comando sociale non era ancora impregnato di potere di avere, quando non era necessario accumulare la ricchezza e possedere schiavi, quando il concetto di giustizia era equilibrio fra le parti e non un'organizzazione funzionale alla sottomissione degli esseri umani più deboli all'interno del sistema sociale in funzione dei bisogni del comando sociale. Saturno insegnò a coltivare la terra. Ripeto, insegnò a coltivare la terra. Prometeo ruba il fuoco agli dèi per donarlo agli esseri umani. Per questo viene precipitato dagli dèi negli abissi. Cosa ne facevano gli dèi del fuoco? Ne nascondevano l'esistenza per terrorizzare e dominare gli esseri umani, perpetrandone la sottomissione. Prometeo ruba loro il fuoco e lo regala, non lo vende o lo baratta. Agli esseri umani, Prometeo combatte gli dèi padroni per donare la scintilla di libertà agli esseri umani. Così Saturno non baratta il suo sapere, né lo usa per dominare gli esseri umani, ma lo regala. Cosa riceve in cambio Saturno? Essere circondato da esseri umani più felici, con meno angosce, con negli occhi e nelle mani la speranza e non la disperazione e l'impotenza. Un'ottima base per un guardiano, dalla quale spiccare il volo trasformando la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Perché Saturno viene considerato un dio infernale? Perché il guardiano è in grado di percepire il lato nero della luce, il lato nel quale le cose esistono in potenza, in attesa che le condizioni le rendano manifeste. Questo è un aspetto riferibile anche a Conso. Vivere il lato nero della luce è una prerogativa del guardiano. Solo il guardiano, attraverso il continuo forgiare se stesso, può attingervi. L'essere umano comune è ristretto entro i muri del proprio divenuto e bloccato del proprio condizionamento educazionale. Le feste di Saturno erano l'uscita dal buio. Come il guardiano, estendendo al sistema sociale in cui vive il suo sapere, le sue intuizioni
e la sua percezione spinge il sistema sociale verso una nuova luce. Scusate un attimo. Sì, ricordo che fra poco cominceremo il via alle telefonate. Chi vorrà intervenire può telefonare al 049 700 700. Grazie Francesco. Niente. Come guardiano, estendendo al sistema sociale in cui vive il suo sapere, le sue intuizioni, la sua percezione, spinge il sistema sociale verso una nuova luce, così la fine del mese di dicembre è la fine dei corti e freddi giorni dell'inverno. Il sole inizia un nuovo ciclo e il sistema sociale si avvia a una nuova primavera. Le feste erano licenziose. Scandalo, gridano i preti cristiani. Per i cristiani la vita deve essere dolore, per i loro servi. Come si permettevano i pagani di godere di piaceri e sesso? Per i cristiani il sesso deve essere trasformato in fobia, in violenza, mai in reciproco piacere. Durante queste feste gli schiavi comandavano e i padroni servivano a tavola. Non cambiava certo la relazione sociale, ma serviva a ricordare ai padroni equilibrio nelle relazioni, cosa questa che i cristiani non potevano nemmeno lontanamente concepire. In epoca imperiale Saturno fu identificato con Crono, ma Crono è il mutamento, il tempo, nato dall'unione del cielo con la terra, l'oggettività in cui manifestarsi. Saturno è il guardiano, anche se il suo fare induce al mutamento nella direzione delle trasformazioni del sistema sociale in cui vive. Saturno è solo un essere umano, Crono è l'essenza dei mutamenti, il loro respiro. L'abbinamento è avvilente sia per Crono che per Saturno. Saturno fu accostato anche al Baal fenicio. Baal è il principio maschile della vita all'interno della natura. Un guardiano può essere indifferentemente uomo, donna o gay. Il suo fare lo qualifica come guardiano, non il suo sesso o le sue pratiche sessuali. Baal è caratterizzato dal proprio sesso, indipendentemente dal suo fare. Anche in questo caso l'abbinamento non è pertinente. O la veggenza romana si stava spegnendo, o i bisogni e le necessità del comando sociale si stavano raffinando, dovendo soggiogare ogni espressione umana alle proprie esigenze. La seconda ipotesi è quella reale. All'arrivo dei cristiani l'età dell'oro era ridotta ad una favola che ogni adulto si vergognava a raccontare ai propri figli, tanto lontano era il ricordo e tanto feroce era l'annientamento nel presente del principio speranza. Bene, sono riuscito a leggere Saturno anche se con un po' di fatica. Beh, insomma, dai, è una lettura interessante e poi sono tematiche che vanno approfondite. L'importante è che la possibilità di poterle ricondurre in epoca contemporanea e non fissarle come fanno i monoteisti in un passato che è solo passato. Ecco, quello che è importante è che di queste divinità non sono divinità soltanto in sé, oggetti in sé a cui sottomette gli individui, ma è un fare degli individui che si trasforma in divino. Cioè, essere Saturno appartiene ad ogni essere umano si trasforma qualche volta nella propria esistenza in Saturno, ha delle responsabilità, dei problemi da risolvere, delle necessità, ed è importante aver presente questo. Adesso lascio il microfono a Francesco che parlerà di alcune cose. Sì, io cambio un attimino il tono, forse cambia il tono dell'argomento e dopo vi parlerò di quella nenia che metto all'inizio, no? Necessità fu inizio dello spazio dei mutamenti, che abbiamo messa fin dalla prima trasmissione ma non abbiamo mai spiegato cosa sia, e vorrei dare qualche accenno su quella. Lascio a Francesco sì, qualche minuto. Io cambio un attimino l'argomento e vado un attimino su cose più diverse, però sempre interessanti e legate. Allora, io volevo fare alcuni commenti o alcuni annunci. Allora, per chi è interessato all'opera di Aleister Crowley, che era considerato la grande bestia, ha una brutta fama da parte dei cristiani, dei monoteisti, ne parlano sempre male, lo citano sempre in negativo. Per chi ha la possibilità di viaggiare o di interessarsi, il 22 e 23 di febbraio a Cefalù, che fu il luogo di residenza di Crowley per alcuni anni, poi fu cacciato dalla polizia del periodo fascista per scandalo alla morale, ci sarà un convegno che parla dal titolo Un mago a Cefalù, Aleister Crowley e il suo soggiorno in Sicilia. E come dicevo, il convegno è organizzato dall'azienda autonoma di soggiorno turismo di Cefalù, a cui appunto uno si può anche rivolgere senza nessun problema. Per quanto riguarda appunto gli argomenti, comincerà sabato 22 febbraio alle ore 10 e terminerà domenica alle ore 13.30. Ci sono vari argomenti che verranno affrontati in questo convegno, fatto appunto con riconoscimento proprio del pubblico, e tra cui c'è l'intervento di un collaboratore anche dell'istituto, che il dottor Peter Koenig di Zurigo, che parlerà le origini del lotto e la magia sessuale. E io vorrei appunto
per chi non conosce questo autore, Koenig è il maggiore studioso di magia sessuale che possa esistere al mondo, di conseguenza ha un'informazione e una documentazione molto interessante. Comunque c'è questo convegno, e c'è un numero di fax dell'associazione e della direzione dell'azienda autonoma del settore turismo che uno può, appunto, può chiamare al 09 21 21 45 08. Casomai dopo questo messaggio lo ripeteremo ancora. Poi volevo annunciare che una nostra valente collaboratrice che ci fa l'assistenza tecnica ha pubblicato, la Manuela che è qui in studio con noi, ha pubblicato un interessante bollettino che si chiama Dark Zone. È un bollettino ancora sperimentale, comunque ben fatto, poi conoscendo la redattrice sappiamo che la cosa andrà veramente verso proiezioni più grandi, più forti. Comunque ci sono vari articoli, uno sugli UFO in Israele, uno sulla musica misteriosa, c'è un articolo sul Marzariol, sempre della nostra valente collaboratrice alla regia, di un collaboratore sempre, e comunque è un bollettino abbastanza contenuto per il momento, e parla anche di contattismo vero e falso, esperienze in astrale, e chi ne è interessato lo può richiedere scrivendo l'indirizzo della Manuela, che è Simeoni Manuela, via delle Vignole 4, 30-175 Marghera, Venezia. Io comunque consiglio a chi è interessato a questi argomenti di richiederlo in maniera tale che ne possa documentarsi. Io voglio sempre poi ricordare una nostra amica strega, che è Zoe Red Beer, che organizza un incontro un po' particolare riservato a solo 8 persone, che sono i quattro elementi e il cerchio sacro. È un'introduzione alla religione della terra e alla tradizione sciamanica europea. La Zoe Red Beer è un'americana che vive da diversi anni in Italia, appartiene alla tradizione della Wicca, che sarebbe la stregoneria moderna, sviluppatasi negli Stati Uniti, poi diffusasi in Europa anche per merito di Leland e di Gardner, e tira appunto questo seminario riservato a 8 partecipanti dal 2 marzo dalle ore 10 alle ore 18. Chi è interessato a partecipare a questo seminario può telefonare al 0341 918243. E tornando sul discorso di Crowley, i nostri amici di Milano, di Primordia, qualcuno conoscerà questo bollettino che è un bollettino molto interessante, a febbraio faranno uscire, penso verso la fine, un numero speciale dedicato a Lotto e a Crowley. Per chi ne è interessato può scrivere a CISB, casella postale 10.944, 20.124 Milano, e può appunto richiedere Primordia o maggiori informazioni. Io ricordo sempre l'indirizzo dell'istituto, che è Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53 36063 Marostica, Vicenza. Ripasso la parola a Claudio. Ok, Francesco ha fatto una carrellata delle varie cose e iniziative che esistono in giro. Sì, in effetti la funzione dell'istituto è quello di coordinare anche vari lavori che avvengono e di far circolare le notizie, forse è la sua funzione fondamentale. Niente, io invece, siccome ormai avete capito che io e Francesco abbiamo due linee molto diverse di comportamento, perché fa parte del nostro divenuto, tutto sommato. Poi anche delle nostre storie, c'è sempre una storia personale, esatto. Sono delle scelte che uno fa, io ho sempre detto che ci sono molto legato a Mercurio, Mercurio è stato sempre il messaggero degli dèi, di conseguenza noi ci avvaliamo di questa ipotesi, Claudio ha altre affinità con altre divinità e cura le sue, come è giusto. In effetti è da dicembre che abbiamo cominciato queste trasmissioni, io, Francesco in particolare, ma anche con gli altri ragazzi pagani, stiamo facendo un rito incredibile. A proposito dei riti, noi stiamo fondendo le nostre diversità, le stiamo mettendo insieme. Cioè noi di percorsi diversi, di quelli che siamo sempre ognuno diversi, stiamo tentando di amalgamarli, di farli diventare insieme, cioè farli camminare insieme. E questo è un grande rito, è forse il più grande rito, ed è una evocazione di tutte le divinità del circostante, perché noi quello che facciamo ci mettiamo dentro a noi stessi e noi chiamiamo testimone tutte le divinità del circostante. Cioè, per cui è effettivamente un rito religioso quello che stiamo facendo. Qualsiasi attività ha sempre un fondo rituale, di conseguenza un fondo magico per realizzare le cose, perché appunto appartiene sempre, qualsiasi cosa appartiene alla volontà della persona, dell'uomo, di poter modificare, di poter intervenire. Certo. Infatti stiamo facendo un grande rito, e proprio per i riti vi parlerò appunto di questo rito del Sentiero d'Oro. Allora, che cos'è il Sentiero d'Oro? Voi conoscete tutti le preghiere cristiane. Le preghiere cristiane sono delle suppliche a qualcuno. Il Sentiero d'Oro invece si rivolge al divino dentro se stessi e ricorda al divino dentro se stessi come porsi
durante la giornata, durante il fare, durante le cose che capitano. Il sentiero d'oro inizia con necessità fu, in origine nello spazio dei mutamenti, proprio per ricordarsi che non c'è stata una creazione, c'è stato un divenire. Necessità condusse fatto e fatto divenne necessità. C'è fatto la parola il divino, l'essere divino, è ciò che conduce l'individuo. E fatto conduce ogni individuo. A un certo punto, salto tutto quanto per non spiegare in specifico cos'è il sentiero d'oro, a un certo punto dice, fatto conduce l'essere e l'essere diventa Minerva. Cioè ogni essere umano, nella misura in cui va alla ricerca del sapere e della conoscenza, si fa Minerva. E Minerva corre, cioè la divinità accorre a chi si fa divinità. Minerva insegna all'essere umano il volo della civetta della conoscenza nel buio dell'ignoranza, un volo silenzioso e aggraziato per non farsi ingoiare dal buio, un volo deciso e determinato per artigliare il sapere laddove si trova. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa Marte. Marte insegna all'essere umano come il divenire si fondi sulla soluzione delle contraddizioni. Quando ogni soluzione è sbarrata, solo la guerra può risolverla. Cioè, praticamente farsi Marte cosa significa? Significa affrontare le condizioni della vita, le contraddizioni della vita. Non significa mettersi in ginocchio. Mettersi in ginocchio è l'antagonista ed essere Marte. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa Bacco. Bacco insegna l'essere libertà. Quando la disperazione nell'inseguirla inchioda l'essere umano, meglio la disperazione di una bottiglia che consegnarsi complice al distruttore, cioè a chi distrugge il divenire umano. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa Saturno. Saturno insegna l'essere come rubare il sapere e la conoscenza per donarlo alla propria specie e così via. Però nella seconda parte del sentiero d'oro vediamo che Fatto conduce anche le divinità. Fatto conduce Venere. Venere prende gli esseri umani per mano e li porta alla bellezza e alla gentilezza nelle relazioni e nelle funzioni dell'esistente. Dal fare, Venere dà e riceve vigore. Cioè, Venere può essere forte soltanto se conduce l'essere umano per una certa via. Fatto conduce Vertunno. Vertunno prende gli esseri umani per mano e li porta a cambiare, mutare i meccanismi dell'esistenza. Dal fare, Vertunno dà e riceve vigore. Fatto conduce Vesta. Vesta prende gli esseri umani per mano, immergendoli nel fuoco che genera. Dal fare Vesta dà e riceve vigore. Fatto conduce Vulcano. Vulcano prende gli esseri umani per mano, portandoli ad alimentare il fuoco pronto ad esplodere. Dal fare Vulcano dà e riceve vigore. Cioè il sentiero d'oro è un sentiero che gli esseri umani percorrono facendosi divinità in ogni istante. Cioè non è il Dio davanti al quale noi ci mettiamo in ginocchio, ma è noi che ci facciamo divinità. E nel momento in cui ci facciamo divinità, chiamiamo all'appello tutta la divinità della specie o delle specie della natura. Per cui Minerva, che è il sapere in assoluto, è l'essenza del sapere di tutte le specie della natura, nella misura in cui noi diamo l'assalto al sapere, chiamiamo Minerva. Questo è il concetto che voglio introdurre questa volta. Passo Francesco e veniamo... Sì, poi casomai cominciamo fra poco alle telefonate. Io appunto parlavo di Hermes. E io cito un testo che io considero una lettura molto interessante per ogni pagano, per ogni politeista. Sono gli inni omerici e gli inni orfici. Io consiglio moltissimo gli inni orfici anche perché sono veramente delle invocazioni alla divinità e tra l'altro danno delle indicazioni su come evocare le divinità tramite i profumi. Ad esempio, negli inni orfici c'è la... dedica a Hermes, cioè con profumo di incenso. O ascoltami, o Hermes, nunzio di Zeus, figlio di Maia, o spirito possente che dei giochi ti compiaci. O signore dei mortali, benefico, industrioso, veloce messaggero dei piedi alati, degli uomini amico, maestro del verbo ai mortali. Tu che delle palestre ti diletti degli astuti inganni, portatore del caduceo, universale interprete dei che guadagni procuri e libri dal bisogno, che nella mano ti porti della pace l'immacolata insegna, o numero beato del Coricos, benefico, eloquente, protettore dei travagli, delle necessità agli uomini amico, della lingua arma tremenda, degna d'umano culto, le mie preghiere ascolta, alla vita un nobile fine concedi nelle opere, nelle grazie, della parola e nella memoria.
Ricordo che appunto chi vuole telefonare da questo momento in poi può telefonare, il numero telefonico è 049 700 700 e passeremo le telefonate in diretta. Io sempre da lì in orfici, in attesa delle telefonate, vorrei portare una laminetta orfica che dà delle indicazioni su come devono agire sempre le persone e non sono schiave dell'agire degli altri, ma che è fondamentale il loro agire. Dice, tu troverai a sinistra della casa dell'Ade una sorgente. È rito accanto ad esso un cipresso bianco. A questa sorgente tu non t'avvicinare. Dall'altra parte ne troverai fresca linfa scorrente dal lago di Memossine. Guardiani le stanno dinanzi. Tu dirai, io sono figlia di Gea e di Urano stellato. E celeste è la mia stirpe, ciò che sapete anche voi. Di sete ardo e mi consumo. Ora datemi tosto della fresca acqua che scorre dal lago di Memosine. Essi ti lasceranno bere alla divina sorgente. Tu allora regnerai in seguito con gli altri eroi. Ricordo sempre il numero telefonico che è 049 700 700, chi vuole intervenire può intervenire senza nessun problema. E avevamo una telefonata prima dell'inizio della trasmissione che ci chiedeva di parlare ad esempio dei miracoli e delle apparizioni. Abbiamo affrontato altre volte il problema delle apparizioni. Noi abbiamo sempre sostenuto che le apparizioni sono una manifestazione tipicamente pagana. Cosa hanno fatto i monoteisti? Non potendo distruggere totalmente gli spiriti della natura, hanno cancellato qualsiasi possibilità di poter interpretare le manifestazioni della natura, le manifestazioni divine. Cosa hanno fatto? Hanno preso qualsiasi manifestazione e hanno fornito uno strumento unico di interpretazione. Perciò quando compare qualcosa, loro vanno sempre a vedere che è una manifestazione di tipo cristiano, cioè che può essere la Madonna, che può essere Gesù Cristo e così via. La cosa però che è significativa, come tutti notate, che le apparizioni sono limitate, nel senso che avvengono in un solo posto e non sono ripetute, proprio perché parte da una visione monoteistica. Io voglio citare ad esempio qual è la visione politeistica. Ultimamente i giornali ne hanno parlato, poi logicamente perché dava fastidio l'hanno soppressa, la notizia della divinità di Ganesh che beveva latte. Bene, questa divinità ha cominciato a bere latte, ma non è che ha cominciato a bere latte soltanto a Nuova Delhi, lo beveva a Roma, lo beveva a Londra. E questa tranquillità, cioè nel senso, questa manifestazione, questa diciamo apparizione è stata fatta comune su universale. Cioè non bisognava essere induisti o vivere lungo il Gange perché Ganesh andasse a bere latte. E poi vediamo una cosa, la divinità si appare e che pensate, la necessità, la sottomissione della divinità, quella divinità ha bisogno che gli umani gli portano il latte sulla bocca, gli facciano bere il latte e lei beve il latte. Cioè, rendiamoci conto della differenza di un'apparizione con le Madonne piangenti. Queste vengono qui, piangono sangue. Questa divinità ha bisogno che un uomo se ne prenda cura, ne vada vicino, gli offra del latte e gli faccia bere del latte. In effetti, quella del Shiva lascia molto sgomenti, lascia sgomenti anche me, per esempio. Cioè, io sono in grado di dare tranquillamente spiegazioni alle visioni, alle immagini, perché io ne ho avute tantissime, per cui non ho nessun problema di sapere che vedo effettivamente delle forme di energia, solo che anziché vederle in sé, le descrivo come sono stato educato a descriverle. Cioè, siccome uno è stato educato come cattolico, se uno vede una forma di energia, la trasforma in uomo o donna della sua religione, per cui diventa Dio, diventa Gesù, diventa la Madonna, perché è stato obbligato. La sua conoscenza e il suo sapere gli dicono che se lui vede una forma di energia, quest'altro non può essere che la Madonna o Gesù. E addirittura il suo corpo striato, la sua barriera del GH che è all'interno del cervello, se viene fuori che è diverso, manda indietro il segnale. Cioè, perché noi non vediamo mai gli spiriti in giro o non vediamo mai le cose del cosiddetto altro mondo? Perché la nostra descrizione del mondo è fatta in modo tale che noi dobbiamo avere tutte le cose e descriverle, e modifichiamo la descrizione del mondo molto lentamente. Addirittura se dei fenomeni vengono fuori, si presentano alla ragione, vengono scartati dalla membrana all'interno del cervello e vengono rimandati indietro. Per cui uno degli sforzi fondamentali che fa l'apprendista stregone è quello di rompere questa membrana un po' alla volta. La membrana si può rompere anche immediatamente, per esempio in seguito ad incidente stradale può avvenire proprio la rottura della membrana, che si sentono voci, si vedono i fantasmi, si vedono cose folli, questo avviene. Invece un apprendista stregone queste cose le fa un po' alla volta, per cui si disciplina e impara a controllarle, impara a non essere travolto da queste cose. Però quando succede a una persona qualsiasi, immediatamente quello che vede lo descrive rispetto a quello che è stato educato a descriverle. Se oggi come oggi ci fosse un paganesimo,
sarebbe facile individuare una ninfa ad ogni fonte in ogni presenza dell'acqua, perché le ninfe sono presenti, sono delle forme di energia, che sono presenti specialmente nelle fonti d'acqua perché hanno dei processi particolari di formazione. E così nei boschi saremo educati a vedere Silvano, a vedere Pam, a vedere fauna ogni volta che troviamo lo spirito animale. Solo che non abbiamo la cultura della descrizione, che è solo cultura di descrizione. Però possiamo vedere queste forme di energia, le possiamo vedere normalmente. I ragazzi nel passaggio del puberale hanno dei travasi, dei scostamenti così grossi di energia che è facile per loro vedere santi, vedere madonne, fare effetti poltergeist, fare attività psichiste in maniera fortissima, che dopo tendono a spegnersi mano a mano che la persona cresce. Sì, beh, basta pensare ad esempio al discorso delle ninfe, al discorso delle acque. Beh, ricordo sempre il numero telefonico per chi vuole intervenire, che è lo Non ci sono più 040. telefonate, ci avete telefonato fin adesso mentre parlavamo, nessuno telefona più. Bene, bene. Beh, comunque 049 700 700, e noi siamo qui, la trasmissione d'altronde è sempre in diretta, perciò possiamo sempre parlare di qualsiasi argomento. Ad esempio, una cosa che ha a che fare con la stregoneria contemporanea, che molti esempio si spaventano dei riti della stregoneria. Benissimo, uno dei riti della stregoneria è quello esempio di conservare le fonti. Noi ci troviamo ad esempio che moltissime fonti di montagna, anche di campagna, vengono abbandonate e poi alla fine creano dei problemi, perché praticamente questi problemi creano dei problemi di tipo di inondazioni, di valanghe, di infiltrazioni d'acqua, e creano dei problemi agli uomini. Queste sono una manifestazione della divinità che vuole essere riconosciuta, che se non trascurata diventa anche nociva. Bene, in alcuni manuali di stregoneria ci sono alcuni rituali, ad esempio per conservare una fonte amica e che sia utile. Ad esempio, io addirittura ho visto nelle campagne qua a Venete ancora dei rituali presenti. Io ho trovato, ad esempio, in alcune zone del Vicentino alcune streghe che, ad esempio, conservavano la potenza della fonte immergendo dei bicchieri di vetro all'interno di questa fonte. Ho trovato, ad esempio, dei rituali particolari, e li ho visti anche fare, ne ho anche fatti, logicamente, e addirittura con l'inserimento di candele accese all'interno dell'acqua, a meno che il fuoco, man mano che consumava la candela, alla fine l'acqua lo spegnesse, cioè ne prendesse il potere. Nell'esempio, in vari manuali di stregoneria, ci sono dei riti che dicono: per conservare la fonte tua amica, devi curarla in questa maniera, devi piantare dei fiori tutto intorno, e questo è ancora fatto in alcune zone delle montagne del Vicentino. Io proprio l'ho visto con i miei occhi, fatto da persone che poi conoscevo, piantare fiori attorno a questa fonte, e addirittura abbandonare vicino a questa fonte, una pentola con all'interno dei fiori seminati. Questo, ad esempio, è un rituale semplicissimo che tutti possono fare per conservare le fonti. Buonasera. Dunque io sto ascoltando la vostra trasmissione. Il mio nome, beh, anche se non Beh, non importa. Non importa, non fa niente. Il mio nome è Giovanni Coletto. No, non mi nascondo dietro un muro. Non ha Questo per dire, importanza. dico, ma io vi telefono per chiedere che mi sta succedendo un fatto. Vi ringrazio della vostra spiegazione in base a questo fatto che mi sta succedendo. Tantissime volte mi succede questo. Se pronuncio un nome e che io sono in compagnia di un'altra persona, nello stesso momento che io dico una cosa, la dice lui. Poi tante volte sono all'impiedi o mi trovo a letto, mi sembra di cadere. Ecco, chiedo per favore se voi mi date una spiegazione a queste cose che mi sta succedendo. D'accordo. Mentre che nomino una cosa anche per televisione, Sì. sento una io dico una cosa, Sì. mentre che nel momento che dico quella cosa la televisione stessa lo sta dicendo. Sì. Come si spiegano questi fatti? Te lo spiego subito in diretta. Grazie, Ciao. buonasera a tutti, Buonasera. grazie. Ciao. Allora, spieghiamo un attimino. Sì. Dunque, quando si dice una cosa e un altro sta dicendo la stessa cosa, è una questione di armonia, significa che siamo in armonia o in sintonia con la persona che ci sta vicino. Cioè, abbiamo una buona capacità, una buona espansione di noi stessi. Questo praticamente si vibra, si sente nello stesso modo, è un sentire comune, si vibra nello stesso modo, si ha la stessa tensione, i stessi bisogni, si è molto attenti a quello che ci sta attorno. Questo è il significato di dire le stesse cose, a mio avviso. Poi magari Francesco vi dirà cosa ne pensa lui. E l'altro invece del mancamento, cioè del senso di vuoto, se non è una questione psicologica, di mancanza di stabilità psicologica, può essere invece
un trasporto mentale, psicologico. Di solito si dice che il distacco del corpo astrale dal corpo fisico, secondo alcune teorie. Sì, ma c'è il mancamento in questo caso, cioè non è un'elevazione, è una specie di mancamento.